Oh, buongiorno, buongiorno, siamo in diretta. Oggi è martedì 6 novembre e questa è la sesta puntata di Il Bulgaro del Mattino, il podcast su Spreaker di Spazio e Tech, che poi si rigira, come ben sapete, anche su YouTube, dove rimane sul nostro canale. E oggi è una bellissima giornata, ovviamente un eufemismo perché è una settimana oscena qui a Milano e penso bene o male un po' nel tutto il nord Italia. Piove, tutto coperto e dovrebbe essere così fino al weekend compreso. Scusate l'assenza di settimana scorsa, ma giovedì, essendo festa ed essendo, diciamo, questo appuntamento una chiacchierata mentre vado a piedi in ufficio, mi sono svegliato un po' troppo tardi e non andando in ufficio la puntata è un po' saltata. Quindi iniziamo con questa sesta puntata e volevo parlare di Apple oggi, perché se avete visto sul sito, quindi su spaziotech.it, ho fatto domenica, se non sbaglio, quindi l'altro ieri, un articolo in cui si parla di MacBook e batteria. Ma quindi questo qui mi dà l'incipit per parlare di quello che è una questione che, diciamo, un po' con tutti i produttori di tecnologia è abbastanza cara, ma con Apple è molto vicina anche per le vicende successe anche in altre categorie in passato, lo scorso anno. Quindi si parla di obsolescenza programmata dei prodotti. Di cosa si tratta? Si tratta ovviamente di prodotti che diventano vecchi. L'obsolescenza è una cosa normale, quindi un prodotto incomincia che è al top, poi negli anni, vuoi per vecchiaia, vuoi per funzioni che sono necessarie, che però non vengono supportate perfettamente, eccetera, tende a perdere un po' i colpi. Ma quando si parla di obsolescenza programmata è quando è il produttore che volontariamente aggiunge delle specifiche. Ah, tra l'altro, scusate se sentite un po' di rumore di vento, ma qua a Milano è veramente una galleria del vento nelle vie che sto facendo per andare in ufficio. Stavo dicendo, è programmata quando è volontario il fatto di rendere, diciamo, ulteriormente vecchio più di quello che è un prodotto per spingere il consumatore ad abbandonarlo, a percepirlo come non più adeguato e quindi a fare un upgrade e a comprare il prodotto nuovo. Questa è una cosa che avevamo visto l'anno scorso, se non sbaglio, o l'anno prima, non mi ricordo, con iPhone e iOS, quindi parlando di Apple, dove sugli smartphone vecchi, quindi di generazioni passate, con la scusante di salvaguardare la batteria, andavano a ridurre quella che era le performance del dispositivo. E quindi questi iPhone si percepivano ulteriormente lenti dopo l'ultimo upgrade, più di quello che doveva essere. E quindi c'è stata, diciamo, un'abbastanza battaglia mediatica anche, molta visibilità sulla cosa, che aveva poi spinto Apple a fare un aggiornamento per, diciamo, risolvere questa situazione, quindi riportare le performance degli smartphone adeguatamente a quello che doveva essere, e poi a dare uno sconto, diciamo, per gli utenti che volessero cambiare la batteria perché magari la batteria era troppo vecchia dei loro dispositivi. E quindi, diciamo, avevano fatto un po' buon viso a cattivo gioco. Adesso però non si parla di iPhone, si parla però sempre di Apple e sempre di come cambia un dispositivo dopo un aggiornamento. Perché io sono felicissimo possessore di un MacBook Pro da 13 pollici del 2015. 2015 che era la prima generazione con il Force Touch sul trackpad, quindi il trackpad che non fa veramente click ma c'ha il sensore di pressione. E ho fatto l'aggiornamento all'ultima versione di sistema Mojave, boh, vabbè, non lo pronuncerò mai più perché non mi ricordo mai come
come si pronuncia, comunque l'ultima versione di macOS, e ho notato una cosa. Avevo notato che quando andavo a mettere in standby il dispositivo, cosa che faccio sempre, non lo spengo mai il Mac, lo metto semplicemente in standby, ovvero chiudo lo schermo. Quando lo mettevo in standby, questo consumava tantissima batteria. Nel senso, io magari il pomeriggio, tornato dall'ufficio, il pomeriggio tardo, lo usavo, magari la sera non lo usavo, lo chiudevo, la mattina riaccendevo e cavoli, magari era al 99% e me lo ritrovavo al sotto all'80 qualcosa per cento. E la cosa mi sembrava stranissima, perché prima non era assolutamente così. E quindi dico, cavoli, non è che questo mio MacBook incomincia a perdere un po' i colpi sulla batteria, nonostante l'abbia, diciamo, gestita sempre molto bene, perché sono sempre stato attento a gestire bene i cicli di carica, non sovraccaricare troppo l'utilizzo della batteria, eccetera. E quindi cominciavo a preoccuparmi che anche il mio Mac incominciasse ad avere i suoi anni. Però mi sono accorto che quando mi comportavo nell'utilizzo allo stesso modo, quindi senza mai spegnere ma mandando solo in standby, e però ero intorno al 40 qualcosa per cento, questo non succedeva. Cavoli, mettevo in standby il Mac la sera e la mattina, cavoli, perdeva solo l'1% di batteria. Ma mi sembrava strano. Ho riprovato caricandolo al massimo e rifacendo, e invece consumava tantissimo durante la notte, come se effettivamente non andasse completamente in standby. Perché bisogna spiegare che come gestisce lo standby il Mac. In poche parole, per avere un'interazione super pronta quando si fa apri chiudi velocemente, il Mac inizialmente va in modalità sleep, ovvero toglie corrente a tutto tranne che alla RAM, quindi la cache rimane salvata sulla RAM per avere una riattivazione super immediata. Però dopo X tempo in cui il Mac è in sleep, automaticamente la cache viene spostata dalla RAM all'hard disk in stato solido, quindi in questo modo può togliere corrente a tutte le parti elettroniche, risparmiare più energia, e però ovviamente con un tempo di latenza nella riapertura, nella riattivazione dopo l'apertura dello schermo, leggermente più lungo rispetto a quello che è quando la cache è tutta salvata nella RAM. Però questo permette di risparmiare veramente molto più batteria, perché va praticamente ad azzerare i consumi. E allora sono andato a verificare come erano, dopo l'aggiornamento all'ultima versione di macOS, queste impostazioni di tempo che intercorre tra la modalità sleep e l'ibernazione. E diciamo che è un'impostazione che non si vede dall'interfaccia a finestre delle impostazioni, bisogna andare da terminale utilizzando il comando PM set, che sarebbe Power Management Settings. Comunque, se andate su Spazio E-Tech, e comunque metto anche il link in descrizione anche su YouTube di questo articolo, vedete tutti i comandi necessari per andare a controllare e nel caso ad agire. Sono andato a vedere e cavoli, le impostazioni sono cambiate rispetto a quelle che erano in precedenza sulle vecchie versioni di macOS. In poche parole, il mio MacBook 13 generazione 2015, prima dell'aggiornamento, aveva di default praticamente 10.800 secondi di attesa in modalità sleep prima di passare in ibernazione, ovvero circa 3 ore. Adesso questo è cambiato, perché oltre a non avere più un solo parametro di contatore di tempo prima di andare in ibernazione, ce ne sono due. Quindi uno quando è sopra il 50% di batteria e uno quando è sotto il 50% di batteria. Sotto il 50% di batteria è rimasto 10.800 secondi, ovvero 3 ore, e infatti è quello che riscontravo. Sotto il 50% di batteria
non avevo un consumo eccessivo di batteria quando mettevo in stand-by, quindi un battery drain eccessivo. Sopra il 50% di batteria, invece, questa impostazione era settata su, se non sbaglio, 86.000 e qualcosa. In poche parole, 19 ore di attesa prima che andasse in ibernazione. Cosa significa? Che quando riscontravo un battery drain eccessivo in stand-by, era perché in tutta la notte, cavoli, il computer non era mai andato in ibernazione e quindi continuava ad alimentare la RAM per tenere salvata la cache su di questa. E diciamo che se questo magari può essere giustificato su un Mac nuovo che con gli vari aggiornamenti tecnici, quindi anche di specifica della RAM, ha delle memorie RAM che consumano molta meno energia, questo non si nota niente di differenza rispetto alla user experience, all'esperienza di utilizzo dei Mac vecchi, se si fa il confronto. Ma se la stessa cosa la fai su un Mac più vecchio, dove ovviamente la RAM è la stessa fisicamente che avevi 3 anni fa, cavoli, questo ha un grosso impatto. E infatti io, prima di andare a verificare, meno male che sono andato a verificare, cosa pensavo? Cavoli, il mio Mac sta iniziando a perdere i colpi e cosa devo fare? Sarà da cambiare la batteria o sarà da cambiare il Mac? Diciamo che da un utente un po' più esperto, un po' più attento a queste cose, che sono andato a verificare e poi sapevo comunque che non avevo fatto tantissimi cicli di carica della batteria in questi 3 anni ed era ancora intorno al 92-93% della capacità originaria della batteria, quindi sapevo che era una batteria veramente in buono stato dopo 3 anni, mi sono interessato e ho verificato questa situazione. E infatti cosa ho fatto? Se andate a vedere sull'articolo ci sono tutta, diciamo, la spiega di stringhe di comando da utilizzare via terminale per cambiare quella che è l'impostazione di questo tempo di latenza tra la modalità sleep e la modalità ibernazione. Io l'ho impostato per esempio a 4200 secondi, ovvero scusate, ma nel frattempo sta iniziando a piovere abbastanza qua a Milano e quindi devo anche aprire l'ombrello. Ho rimpostato a 4200 secondi, che sono 70 minuti, che è meno di quella che era l'impostazione originale del mio Mac, ma che è quella che invece era l'impostazione originale del Mac di mia moglie, che è il Mac del 2012, che era la prima generazione Retina. E assolutamente questo problema che riscontravo dopo l'aggiornamento all'ultima versione di macOS è sparito. Era al 100% quando l'ho messo in stand-by la mattina del giorno dopo era ancora al 100%. Quindi il mio Mac non è vecchio, sono ancora felicissimo di averlo, è ancora prestante quanto lo era nel 2015 quando l'ho comprato e la batteria funziona ancora perfettamente. Cara Apple, sei un po' stronza, scusatemelo, devo dirlo, perché stai facendo la stessa cosa che avevi fatto con l'iPhone, diciamo un po' in modo diverso, un pochino più velato, in modo da dire non è che ti sto rallentando il dispositivo, però così facendo mi stai andando a rovinare quella che è la mia esperienza di utilizzo e di autonomia del mio Mac vecchio in modo volontario. Spero che Apple, diciamo, sia invece semplicemente ci sia persa questa cosa e che con la segnalazione degli utenti, perché ho visto anche tanti thread nella sezione di supporto, nelle discussioni di supporto sul sito Apple, tanti che lamentano che sui Mac vecchi, cavoli, c'è un battery drain eccessivo dopo l'aggiornamento all'ultima versione di macOS. Spero quindi che Apple risolva autonomamente e proattivamente, no, in realtà ormai proattivamente no, perché è già stato segnalato come problema questa situazione. Però in ogni caso, se siete anche voi in questa situazione, quindi percepite un battery drain eccessivo, andate sul sito di Spazio Tech, che vi linko in descrizione l'articolo, e signori, in pochi secondi, veramente in poche stringhe di comando, basta fare copia e incolla, risolvete il problema. Direi che ormai sono arrivato in ufficio, però oggi è tutto, ci vediamo giovedì
come sempre live alle 8.45 su Spreaker e poi sul canale YouTube. Ciao a tutti e buona giornata!